Buon pomeriggio a tutti, sono Alessandro Di Nocera, collaboratore storico di Repubblica Napoli. Bentrovati a questo evento che avviene nell'ambito di Lucca Comics and Game Changes, derivato appunto in questa modalità dall'emergenza pandemica, ma comunque andato benissimo in questi giorni, cosa che mi rende molto contento come ospite e mi fa molto piacere per gli organizzatori. Siamo qui per questo atteso incontro con Frank Espinosa, grandissimo autore che salutiamo. Good morning, Frank, per Buongiorno a Questo incontro bellissimo perché Frank è un autore, poi ne parleremo nello specifico, veramente incredibilmente interessante e anche molto noto, anche se in maniera indiretta. Con noi ci saranno le nostre due gentilissime interpreti che sono Chiara Emiliozzi, che tradurrà le mie parole dall'italiano all'inglese, mentre Federica Vellucci farà all'opposto, praticamente tradurrà le parole di Frank dall'inglese all'italiano. Allora, chi è Frank Espinosa? Allora, Frank Espinosa ha un passato, ha frequentato la School of Visual Arts di New York, portato avanti uno stage presso i Walt Disney Studios Animation, ed è molto noto per aver creato, ricreato, se vogliamo, i Looney Tunes per la Warner Bros. Ha fatto per la Warner anche un manuale di progettazione per i personaggi e poi per aver creato i Baby Looney Tunes che a partire dagli anni 90 poi sono entrati nell'immaginario dei più piccoli. Nei primi anni 2000, a partire dal XXI secolo, ha portato avanti diverse attività all'interno delle università americane più prestigiose, dall'MIT di Boston fino all'Ohio State University. All'inizio degli anni 2000 ha creato Rokito, che sarebbe questa serie a fumetti di grandissimo successo, che è stata candidata a ben tre Eisner Awards, l'Oscar del fumetto americano, che in questo momento adesso viene portato in Italia, è stato tradotto di recente in Italia con Rokito, Viaggio nel mare nascosto, dall'associazione Double Shot, un editore che si occupa di portare in Italia delle illustrazioni e delle opere a fumetti particolarmente, diciamo, interessanti e molto diverse da quello che si trovano di solito nel mainstream. Frank è anche direttore artistico della sede fiorentina della Scuola Internazionale di Comics, che è, diciamo, la più importante accademia italiana per quanto riguarda il fumetto, e sta portando avanti una serie di progetti, tra cui Frankenstein, Dracula, Il Candido, 20.000 leghe sotto i mari, su cui ha lavoro in questo momento. Oltretutto poi per Salvatore Ferragamo, il prestigioso marchio di moda, si è anche occupato di fare una biografia a fumetti, e tra l'altro le sue tavole sono state esposte nei negozi di Salvatore Ferragamo. Da notare appunto con questa lunga introduzione l'importanza dell'autore che abbiamo adesso. Ma parliamo nello specifico di Rokito, che è arrivato in libreria a 29 euro, oltre 200 pagine a colori, ed è una saga fantascientifica incredibilmente interessante che adesso voglio andare a sviscerare. E partiamo con la prima domanda a Frank. Allora, Frank, voglio partire dalla penultima pagina del volume italiano, dove ringrazi tuo padre, e tua madre, svelando in un certo senso le origini di Rokito. La tua famiglia ha attraversato un oltre per migliorarsi, e altrettanto fa la famiglia di Rokito Garrison. C'è una dimensione biografica nella tua saga, avventurosa fantascientifica? So Frank, first question. I would like to start from the second to last page of the volume of Rokito, where you thank your mom and dad, revealing in some sense the origins of Rokito.
your family that went through a beyond to improve itself, and so does Rokito Garrison's family. So is there something biographical in your saga that is a sci-fi adventure saga? That's a great question, and thank you for having me to Luca Comics and for everybody that's put this together. It's a really big honor for me to have this this time with you guys. Yes, Rokito is what I guess I would say it's an autobiographical science fiction novel. So that's that's how I would see it. There's elements of my life in it, mixed with everything that I loved when I was a kid. And yes, it was this voyage of the immigrant, Rokito being the eternal immigrant going from place to place. I thought that was something that I liked to explore. Benissimo, mi sembra proprio una fantastica domanda. Innanzitutto, grazie, per me è un gran piacere essere qui con voi a Luca Comics ed è un grande onore condividere questo frangente tutti insieme. Sì, effettivamente si tratta di fantascienza, o perlomeno io lo vedo così. Di fatto ci sono numerosissimi elementi della mia vita che si combinano con le mie esperienze di quando ero bambino, ed è di fatto la rappresentazione di un'eterna migrazione, di un eterno movimento che è collegato al concetto dell'esplorazione su cui si basa tutta l'opera. Volevo quindi la tua famiglia è originaria di Cuba, vero Frank? Sì. Your family comes from Cuba, right? Exactly, yeah. Lungo viaggio. Come vivi questa dimensione della migrazione così viva oggi, così importante, questo fenomeno della migrazione dal tuo punto di vista? So how do you live this idea of immigration today? Because it's an important part of nowadays life. So what's your point of view of this immigration theme? Non ci ha sentiti? No, forse non ha sentito la domanda. Proviamo a vedere se... c'è un ritardo, c'è un forte ritardo, quindi presente, sì. Prego, prego. That's a big subject and a great question. Okay, so that's a great question. You know, Rokito is a guy who goes from place to place. And my feeling is when you're an immigrant, you lose your home. And then when you land in whatever land that you are and you adapt that as your new home, it feels like you can never go back to your old home. And in some ways, sometimes in the new home, you have problems adapting to it. So it's like, you're always in between these two worlds. And I find that a really good topic to play with and to talk about. It's a very important question because we have all immigrated on Earth from one place to the other. And we will eventually immigrate to the stars at some point. And God knows what we will find there. Mi sembra un argomento molto importante, la trovo una domanda fantastica. Come sapete, Rokito è la storia di un ragazzo che si muove in continuazione da un posto all'altro. E dunque, quello che io intendo trasmettere è che per me il concetto dell'immigrazione corrisponde un po' alla perdita della propria casa. Di fatto ci si trova sempre in una nuova casa, in una nuova terra,
in cui bisogna sempre ricominciare da capo e che può corrispondere talvolta all'insorgere di nuove problematiche. E dunque ci sono sempre questi due mondi tra la nostra casa e la nuova casa. Ritengo davvero che sia una domanda molto importante, perché di fatto noi siamo sempre tutti degli immigrati e chissà se un giorno non migreremo proprio sulle stelle. Grazie Frank. Ovviamente gli spettatori saranno resi conto che Frank ha un leggero ritardo della connessione, quindi ci sente perfettamente, però okay. Ovviamente risponde con qualche secondo di ritardo. Allora, sempre a proposito di questo argomento, Rokito, il protagonista del graphic novel, è l'ultimo discendente di una dinastia chiamata dei cartografi, che sono delle persone chiamate a ricostruire la geografia di un mondo distrutto dall'apocalisse. E mi sembra una metafora toccante e bellissima del mondo d'oggi, in cui la gente cerca delle guide sicure, ma avverte anche la necessità di ricostruirsi dentro, di riequilibrare i rapporti sociali, la connessione col mondo. So, next question is linked to this subject about immigration, because Rokito is the protagonist of a graphic novel, and he is the last heir of a dynasty of cartographers who are people who rebuild geography in a world that was destroyed by an apocalypse. It seems like a moving and wonderful metaphor of our world, where people look for safe guides, but at the same time they try to, they feel the need to rebuild from inside and to rebalance their social relations and their connection to the world. And I think that what I was trying to put down was this feeling that even though Rokito comes from this kind of aristocracy, you would say, he has to find his own way. He has to find his own path. And he has to create or help to create a new world. The world is constantly changing around him. And as he explores this world, as you'll see in the later books, not only does he change the world, but the world completely changes him. So to me, it was again this feeling as an immigrant when I came to the United States, going from one world to the next, and as I traveled, and now I'm in Europe, which is another version of traveling. So the new Rokito stories are being done in a whole different world. So. Sì, è proprio questo il sentimento che intendo trasmettere, perché sì, il protagonista è sempre alla ricerca di altro. È tutto questo per la creazione di un nuovo mondo, un mondo che cambia continuamente, ed è di fatto il mio stesso sentimento per l'esperienza che io ho avuto essendo stato immigrato, quando per esempio mi sono spostato negli Stati Uniti d'America. La storyline di Rokito è molto semplice e lineare, gli eventi si sommano in uno stream continuo e inarrestabile, ma allo stesso tempo è anche complessa, perché entrano in scena ambientazioni, personaggi, eventi nuovi. Come ci hai ragionato? Ti lasciavi trasportare da suggestioni che poi provvedevi a raccogliere, oppure avevi in mente fin dall'inizio come sviluppare la trama? So the storyline in Rokito is very linear and simple, but and the events take place in an inexorable and ongoing stream. But at the same time, it's complex because you always have new settings, new characters, new events. So how did you get to that? Did you let yourself be carried on by the suggestions and then you collected them? Or maybe did you have the entire plot already in your head, in your mind? Yeah, great. I did have the entire story in my brain somehow. I don't know why. I don't know how it wound up there. I have, you know, I'm looking, when I write these books, I'm looking at the last book, like the last Rokito book,
But I needed a place to start. And to me, the place to start was to just say, who is this guy? You know, who is Ricketto? And so the book was very simple in terms of, I'm just going to keep focused on who this man is and see what his journey is like. But in the next books, you'll see that I focus more on the world of Ricketto, the world around him. So the vision grows a little bit. But yeah, I just wanted to tell it like a kid's book in a way, you know, like a children's books for adults. Sì, di fatto avevo un'idea di come dovesse essere la storia, di come dovesse svolgersi, era come se io sapessi già dove volevo arrivare. Avevo ovviamente bisogno di un punto di partenza. Il mio punto di partenza è: chi è Ricketto? Chi è questo personaggio? Di fatto è un libro abbastanza semplice, poiché è semplice individuare chi è il protagonista e qual è il tipo di viaggio che affronta. La particolarità della storia sta nel tipo di mondo che lui si trova ad affrontare. Diciamo che ho voluto scrivere un po' un libro per ragazzi rivolto ad un pubblico più adulto. Ed è incredibilmente importante questo, cioè la capacità di parlare a due generazioni, cioè la generazione dei più giovani e la generazione dei più grandi, per unirle insieme. And this is very important, so the ability to talk to two different generations and to link them somehow. Okay. Lo storytelling che utilizzi nelle tue tavole. Lo storytelling che utilizzi nelle tue tavole è incalzante. No, it's okay. I understand. I was just thinking that when I was a young boy, comics gave me the gift of understanding literature, understanding reading, understanding the world. And I wanted to get that feeling. I don't know if I did or not, but I think every artist wants to kind of repay a little bit of what they got back. And I wanted a young person to read this and go, well, I would really like to know more about this. Because that's how I felt when I read the comics when I was a kid. So, you know, I wanted to bring that. That would have been nice if I achieved a little bit of that. Thank you. Sì, capisco perfettamente questo concetto. Diciamo che il mio obiettivo è nato dal fatto che il fumetto, quando io ero piccolo, mi ha aiutato moltissimo a capire l'importanza della lettura, capire i contesti e persino a capire il mondo. Dunque, quello che io volevo era che il pubblico anche più giovane che si trovava a leggere i miei libri fosse incuriosito e avesse sete di sapere di più, e credo che insomma sia stato proprio questo l'obiettivo principale. And you've got the target. Okay. Lo storytelling che utilizzi nelle tue tavole è incalzante, esattamente come nei cartoon della Warner Bros. Le inquadrature e le scene sono sempre molto equilibrate, perfettamente equilibrate, e non c'è un solo cut sbagliato. Quanto ha influito in tal senso aver lavorato nell'animazione? La scelta del ritmo è identica sia nell'animazione che nei comics, oppure ci sono delle differenze? The storytelling you use in your panels is very driving and rapid, and it's the same of like Warner Bros. Cartoons. Framings and scenes are always perfectly balanced, and there is no wrong cut. So how much did it influence you, you know, having worked in the animation field? Is the choice of the rhythm the same as in animation, or is it different for comics?
What a great question. You know, everything you learn in life adds to what you do, you know? My thinking was, being an animator and trained as an animator in the first parts of my life, I thought, how can I bring that energy? How can I bring that energy of movement into the panels? Yeah. And that was where I think I really struggled the most, that I wanted the panels to feel like they were moving. And that to me was exciting. That's when I felt that I was doing something that was a little bit crazy. So I was influenced by the movement in animation. That really, really did help to give it Rakeru the look it has now. Anche questa mi sembra un'ottima domanda. Grazie. Credo che tutto ciò che si impari nella vita sia poi la nostra guida. E dunque quello che pensavo quando immaginavo e sognavo, volevo diventare un animatore, era come poter trasmettere questa energia all'interno delle animazioni. Ed era tanto eccitante quanto mi portava a pensare che fosse folle riuscire in questa impresa, ma sicuramente sono stato molto influenzato dal movimento che è presente nell'animazione. L'introduzione al tuo libro l'ha scritta Alex Ross, che è un gigante dell'illustrazione e del fumetto iperrealista. Eppure Ross sembra trovarsi pienamente in sintonia con artisti dal tratto mosso ed espressionista come il tuo, come penso a Jean-Paul Léon o Jorge Zaffino. Come te lo spieghi questo? Cosa trova di Alex Ross di così affascinante e in sistema un po' differente rispetto a quella che è la sua visione del apparente del mezzo? So the introduction to your book was written by Alex Ross, who's a master of illustration and hyper-realistic comics. But Ross seems to find himself in complete harmony with artists, like with blurred lines, like expressionism, as your style. And I think of Jean-Paul Léon or Jorge Zaffino. How do you explain that? How do you think Alex Ross found so fascinating? Because it's so different. Well, I think Alex Ross needs glasses. I think that's my first thing, you know. No, I mean, I don't know. I have no idea why he likes the book. I think Alex said that Alex has a taste that is huge. He likes stuff that, you know, most people would say, you know, he is always absorbing a lot of stuff. I was lucky that he really liked my work, and so I love his work. I mean, I look at his work and it influences me, even though you might not see it. I think, you know, everybody kind of gets influences from different places, but I'm honored. I'm really honored, really. I'm really honored that he likes my work. And I have to laugh, you know. Beh, probabilmente devo dire che Alex Ross ha bisogno degli occhiali, ma a parte questo, sinceramente, davvero, non ne ho idea. Posso solo dire che Alex ha dei gusti, ha molti gusti al senso del gusto e che osserva in particolare molti dettagli. Io adoro il suo lavoro e credo che nel nostro settore poi ci si influenzi sempre un pochino a vicenda, ci sono molti elementi che influenzano gli artisti e per me è davvero un grande onore. Ricordiamo, voglio ricordare appunto qui che Alex Ross ha scritto l'introduzione al volume, tra l'altro un'introduzione estremamente interessante.
ti voglio rilanciare una serie di suggestioni, Frank. Lo stream narrativo di cui parlavamo prima ricorda quello delle Sunday Strips di Flash Gordon, di Alex Raymond. Forse la voglia di ritrovare quel tipo di pagina widescreen ti ha portato a impiegare il formato orizzontale del libro. Ma poi compaiono il fascino di Terry e i pirati di Milton Caniff, poi all'improvviso c'è il Jack Kirby di Galactus and the Forward Saga. È un incredibile mélange postmoderno, no? So I would like to tell you some suggestions that I found. So your narrative stream that we just talked about reminds us of the stream of Sunday Strips of Flash Gordon by Alex Raymond, and that maybe brought you to look for that white screen page and made you decide to use the horizontal layout of your book. And then we also see the charm of Terry and the Pirates by Milton Caniff. And then we also see suddenly Jack Kirby and Galactus and the Fourth World Saga. And this is an incredible modern mélange. Yeah, I don't know. I grew up reading Alex Raymond's Flash Gordon, you know, like every person my age. And then I was working in the films and looking at the widescreen. I'm a big fan of these big widescreen movies. And I just wanted to do a comic that caught that energy that you're looking at a little film, you know, that had a little bit of elements of Alex Raymond, certainly Terry and the Pirates, Milton Caniff, with the very strong black inks, Roy Crane, all of these guys, they somehow, Jack Kirby, you know, the energy of Jack Kirby's drawings, it's trying to bring it all together. And it's like a soup, you know, of all the things that you used to like, and it made, you know, and that to me was, it was wonderful. It was like a little homage to all the guys who put me where I am. Ma non so, io sono cresciuto con Flash Gordon, leggendo Flash Gordon, e sono un grande fan di questi film. Sicuramente ci sono molti elementi che influenzano anche la mia arte, come i forti tratti neri, la grande energia di Jack Kirby. Trovo tutto davvero bellissimo, meraviglioso. Ha citato anche Roy Crane, che avevo dimenticato di citare, che è un altro gigante straordinario del fumetto. Quindi c'è tutta una serie di autori meravigliosi, classici, no? Bellissimi. Mi piace all'interno di Rokito che c'è una timeline, l'idea di una timeline interna al racconto, che reimmagina il periodo storico fine XIX secolo, inizio XX secolo, in chiave futuristica. Questo permette di sovrapporre Rokito ad una cosa come Corto Maltese di Hugo Pratt, o sbaglio? C'è una connessione Rokito-Corto Maltese? So I forgot to mention Roy Crane, who's another huge artist, of course. Thank you for that. So I like the idea of an internal timeline that reimagines the historical period of the end of the 19th century and the beginning of the 20th century in kind of a futuristic way. So this allows us to think Rokito in a sort of connection to Corto Maltese by Hugo Pratt. Am I right about that? Is there any connection? Oh, you're very well.
I don't know if there's a connection to the timeline. I do know that Hugo Pratt is one of my heroes when I was younger. And I love how Hugo Pratt was able to mix his history with his wonderful way of telling a story. There's a connection with Hugo Pratt always because he was an amazing storyteller. And but the timeline was created so that I could erase all of our time, so that when you would read Rakeru, you would never think, where's the Empire State Building? Where is this? Where is that? Where is New York? Where is this? Like, it would all be gone. Like, I wanted you to have a fresh start so that we could create this world together. So that was one of the reasons that I was working on that. Non so dire se ci sia proprio un'espressa connessione, però quello che posso dire è che Hugo Pratt è sicuramente uno dei miei eroi. Io adoro il modo in cui applica proprio questo mix all'interno delle storie. Le sue storie sono meravigliose e lui è un meraviglioso storyteller. La storia è creata affinché nessuno si debba mai chiedere dove si trova questo, dove si trova quello, dove sia New York, dove sia l'Empire State Building, eccetera. Si tratta proprio di creare tutti insieme questo nuovo mondo. Tanto questo mondo, se noi vediamo la cartina, vediamo proprio che ci sono i continenti, ci sono i continenti della Terra che sono completamente stati cambiati dalla catastrofe, no? So if we look at this world and if we look to the map, yeah, we see continents are completely different, and this is caused by the apocalypse. Yeah, I want it. Yeah, there you go. And yeah, and the reason was, hey, why not? You know, it's very hard to make a science fiction story and use the map that we have now. I had to recreate the whole thing so that there would be mystery as you write this. It's like, oh, what does South America look like? What does what used to be Africa, what does it look like? And so to me, it was like, wow, this is great because I can recreate South America. I can recreate this. And that gave me a lot of room as a storyteller. So that was a lot of fun. That was just a lot of fun to do. And world building to me is a lot of fun. I think, you know, that's part of comics, is to build a world. Yeah. Sì, la verità è che è difficile creare delle storie di fantascienza con le mappe che abbiamo attualmente, con le cartine di cui disponiamo adesso, perché bisogna ripensare a come dovrebbe essere l'America, a come dovrebbe essere l'Africa. E la parte più bella e più divertente del mio lavoro è proprio questa, che io posso ricreare il mondo, ed è questo l'aspetto che mi entusiasma maggiormente, proprio la ricostruzione del mondo. Tra l'altro il libro si intitola, questo è il primo volume, il secondo sta per arrivare, si intitola Viaggio nel mare nascosto, e se noi andiamo a vedere questo mare nascosto, la ricerca, questo viaggio verso il mare nascosto ricorda molto le esplorazioni che si facevano proprio alla fine dell'Ottocento per andare alla ricerca delle sorgenti del Nilo, no? Esatto, sì. Allora, noi ricordiamo che Frank è, ripeto, il direttore artistico della Scuola Internazionale di Comics di Firenze, quindi sicuramente qualche parola di italiano la comprende, mi segue, lui dice che praticamente foneticamente la comprende perfettamente, quindi abbiamo bypassato Chiara momentaneamente. Un'altra domanda, il tuo stile grafico
è meraviglioso, molto sperimentale, fatto di linee sottili che si spessiscono e poi si spezzano. Sembra arte contemporanea, fa pensare al surrealismo, a certa pittura russa dei primi del Novecento. Ricordiamo poi, diciamo, che Mary Taylor è l'autrice dei colori. Ma poi ci si ricorda che forse si tratta di un'evoluzione del tratto di Chester Gould, di un capolavoro oggi semidimenticato come Dick Tracy. So let's talk about your graphic style, because your graphic style is amazing, is very experimental, with thin lines that get thicker and thicker and then break. It reminds me of contemporary art. It makes me think of surrealism and some Russian painters of the early 20th century. And then let's think of Mary Taylor, for example, the author of Colors, you know. But then it may be an evolution of Chester Gould line with his now sadly almost forgotten Dick Tracy. Oh yeah, I thank you for saying that. I was looking at everything. That's the way I was trained, to just look at everything before you do a project. So I was influenced by a lot of Japanese prints, a lot of German expressionist prints that I was looking at. You know, obviously the impressionist, you know, everybody, I was just everything. I was really, really trying to pay attention. As far as Chester Gould, I love his work. I love his characters. I love the way he just created this world. And there's an homage to Chester Gould in there with Ricchetto himself. And you know, this is stuff that I read when I was a kid. This is stuff that I was absorbing. And it came out that way. Now, Marie, on the other hand, Marie was one of my story editors. So with the color, she didn't have too much say on it. But, you know, she definitely was the one that was reading the scripts or reading before I would send it into Image. And she would say, you know, oh, you know, perhaps this could go on and this and that. So that was her role. But as far as the style, it was take the biggest brush you can and just make a line. that was nice for me, because I came from a Warner Brothers style that was all about clean, clean line, very precise. And I wanted to, you know, I wanted to just break free of that. I wanted to break free. It's a long, long answer. No. Sicuramente una delle cose che io faccio è quella di guardare tutto l'insieme prima di iniziare, per farmi un'idea di quello che deve essere il progetto. Quindi ho analizzato per esempio anche impressionisti tedeschi e altri tipi di artisti. Federica citava anche la pittura giapponese, per esempio, lo stesso impressionismo, quindi diciamo grandissima influenza. Prego Federica, scusami se ti ho interrotto. No, ci mancherebbe. E dunque cercavo di prestare attenzione a tutti i minimi dettagli. Mi piace molto il modo che ha Chester di lavorare, e in cui rappresenta le proprie idee. Torno a dire che questi sono tutti lavori che io guardavo e da cui ero molto affascinato quando io stesso era bambino. Per quanto riguarda Marie, mi piace molto il suo modo di lavorare, e l'idea era quella di prendere il pennello più grande che c'era a disposizione e di tracciare un tratto che si discostava un pochettino da quello che era il mio stile di tratteggiare linee molto sottili e precisissime. Voglio tornare su Marie Taylor.
che è di fondamentale importanza per Rokito. Si tratta, lei dà dei cromatismi, dei colori molto rarefatti e antinaturalistici, eppure donano profondità, spessore, vitalità alle tue tavole. Ognuna di esse, ogni tavola assomiglia ad un quadro che vive di una vita propria grazie a quei colori, giusto? So let's still think of Marie Taylor and the color, okay? So colors are very important, and we see a subtle chromatism that's somehow anti-naturalistic, but it gives depth and thickness and dynamism to your panels. And one of each one of these panels looks like a painting that seems to be alive somehow. Oh. Well, I when I was working on the color, my main thing in my head was, what color can I use that the drawing does not stop? That the drawing continues, because if you add color to a piece, it actually slows down your eye. So I wanted, again, going back to the animation, going back to the movement, the question for me was, how can I use color to move your eye and not stop your eye? So this was the choice that I had in my head when I was coloring this. Now in the new books that I'm working on now, the colors are completely different because I'm an older man, right? So I look at things a little differently. Noi abbiamo anche, mentre Federica traduce, interpreta, possiamo anche far vedere qualcosa. Prego Federica, puoi anche procedere. Grazie Alessandro. Dunque, quando lavoravo sui colori, il mio pensiero era questo: quale colore utilizzare e come utilizzare i colori per non arrestare il disegno? Perché l'idea era che i colori frammentati potessero portare ad interrompere la lettura, quindi io ero alla ricerca di un colore che permettesse di spostare l'occhio e proseguire nella lettura, quindi come usare i colori per andare avanti. Nel nuovo libro è diverso, probabilmente perché io sono più grande e dunque sono anche diverso io. No, abbiamo fatto vedere, mentre Federica traduceva, abbiamo fatto vedere quelli che sono gli studi del nuovo libro che uscirà tra non molto, sempre per la Double Shot Edizioni, e diceva appunto Frank, così come ha tradotto Federica, che praticamente i colori saranno diversi rispetto al primo volume. Nell'appendice al primo volume che trovate adesso in libreria ci sono appunto degli studi di quello che poi sarà il secondo volume. Ci avviamo verso il rush finale, se vogliamo, di questo bellissimo incontro. Volevo parlare di questa visione narrativa e grafica di Rokito che salta la dimensione mitologica della storia, no? Ci sono l'Iliade e l'Odissea che emergono prepotenti, i romanzi cavallereschi medievali, il tutto rivisto con lo sguardo popolare di Jules Verne, di Emilio Salgari, del Pulp Magazine degli anni 20 e 30. Tu sei stato un lettore anche di questo materiale, di queste opere? Sì. So this narrative and graphic vision you have enhances the mythological dimension of the story. You know, the Iliad, the Odyssey comes very powerful, but also the novels of chivalry during the middle time. And you have your point of view, like Jules Verne or Emilio Salgari and pulp magazines of the 20s and 30s. Were you a reader of such art?
c'è un leggero ritardo, ovviamente. ma Frank, it's a beautiful question, and thank you for taking the time, Alexandro, to notice this. Thank you. It's very nice. It's a very nice, beautiful question. And my answer to you is, my problem has always been how to stop reading. so I read a lot of books, and when I was younger, I went through a period, when you go from Cuba to the United States, your brain goes from one world to the next. And the only way to explore this world was through the literature of this new world. And I absorbed it like it was, I still do. And, you know, the Odyssey, the big myths, the giant world-making ability of these authors like Jules Verne and H.G. Wells and the Three Musketeers, this kind of, you know, this was my food. This is where I was, like, my brain was absorbing this literature, but visually I was looking at Jack Kirby. So it was this weird. Absolutely. It was great. I was in a good place, you know. How could not, you know, the Odyssey is a gigantic. The Odyssey is a gigantic influence. And as you will know, so is the myth of Orpheus that is coming up. The myth of Orpheus plays very strongly into the Ricchetto thing, as you will see. Ovviamente Federica ha un po' di ritardo anche lei rispetto alla traduzione, aspettiamo lei. Prego Federica. Davvero Alessandro, grazie mille, la trovo una meravigliosa domanda. Grazie per aver trovato il tempo di elaborarla. Ma quello che io posso dire è che il mio problema è come smettere di leggere, e devo dire che ho letto tanto, davvero tantissimo, e soprattutto nella fase in cui mi sono trasferito da Cuba agli Stati Uniti d'America, c'è stato proprio questo, lo sviluppo di questa idea, di questa traslazione, di questo cambiamento del mondo in cui mi trovavo. Sono stato molto influenzato dalle letture e dalla letteratura come quella di Jules Verne. La mia mente era completamente assorbita dai racconti che leggevo, e credo che tutto ciò che ho letto abbia rappresentato per me un'ottima occasione, così come l'idea dell'Odissea ha molto influenzato i miei lavori e in particolare Rocket Two. Ovviamente io avevo dimenticato di citare il fondamentale H.G. Wells, che sicuramente traspare dalla tua narrativa. A proposito della letteratura, sei un appassionato di fantascienza, quindi sei un appassionato un po' di autori fantascientifici letterari, oltre che di fumetti e di cinema? Talking about literature, are you passionate about sci-fi literature besides, you know, comics, maybe movies? Well, I always tell my students that if they want to find their style, because, you know, students always want to find their style. If they want to find their style, they need to read literature. They need to read more, because those are the pictures that you put in your own head. They don't come from Disney or Pixar or DreamWorks or Warner Brothers. It comes from you, from your eternal self. And so I am a big fan of going to the library, going to the bookstore, and reading books that don't have pictures in them so that you can become a better artist. Yeah.
call me crazy. I don't know. Yeah. Oh, <my God. laughs> Una delle cose che io dico sempre ai miei studenti, che sono sempre alla ricerca di trovare il proprio stile, anche quello della lettura, è proprio quello, dico sempre, dovete leggere la letteratura, poiché la vostra esperienza, le vostre conoscenze non saranno derivate dalla Disney, dalla Pixar o dalla Warner Bros., ma potranno derivare soltanto da voi stessi. Quindi quello che io dico loro è: andate in libreria, andate in biblioteca, prendete libri e leggete. Questa sarebbe una bellissima conclusione per l'incontro, però io un'ultima domanda te la voglio fare. Che cosa ci dobbiamo aspettare dal sequel di Rokito? So this could be a wonderful ending to our conversation, but I have just one last question. What should we expect from the sequel of Rokkaido? Well, I would like for you, well, I would like for the reader to take a walk through this world that I created, and we're going to see the South America. We're going to see parts of the world that we haven't seen before. I think that I think it's wonderful, but I hope that in the end it becomes a feeling that at the end of the book it gets you inside, and that to me is the part that I'm looking forward to. I've been working really hard on it, and I just hope that if it can touch people and make them feel something, I'll be a happy camper, you know. Maybe we need to laugh more. We need to laugh more when we're reading, you know, especially in these times, you know. Beh, quello che io vorrei che facessero i miei lettori è proprio un viaggio in questo mondo. Non so, chissà, magari in Sud America. Quello che mi auguro è sicuramente che alla fine ci sia un'introspezione da parte del lettore, che è di fatto il mio obiettivo. Se riesco a toccare la parte più introspettiva del lettore, allora probabilmente ho raggiunto il mio obiettivo finale. O chissà, magari dovremmo semplicemente ridere di più attraverso la lettura, soprattutto in momenti come questo. Sicuramente. Io ringrazio tantissimo Frank per questa meravigliosa conversazione che ho condotto, che ho moderato con grandissimo piacere, con una persona di grande intelligenza, un artista di grande spessore. E ringrazio contemporaneamente Chiara Emiliozzi e Federica Vellucci per essere state con noi e per aver interpretato al meglio possibile le parole che ci siamo scambiati. Io ricordo ai lettori, vi mostro la cover, prego la regia, Alessandro in regia magari di mandarla anche in sovrimpressione, la cover che lei ha in file. Rokito, Viaggio nel mare nascosto, un vero e proprio gioiello, forse una delle dei più bei volumi a fumetti che potete trovare in questo momento, quest'anno, nelle librerie, nelle fumetterie italiane. Vale veramente la pena, è una gioia per la narrazione, una gioia per di lettura, una gioia per gli occhi. Ci sono veri e propri capolavori artistici in ogni tavola. E quindi vi invito veramente di cuore a leggere questo libro. Vi invito a seguire Frank anche nei suoi spla futuri, che avverranno per la maggior parte con l'associazione Double Shot. Vi ripeto, che sta per approntare il secondo volume di Rokito inedito, completamente inedito. E ringrazio l'organizzazione di Lucca Comics and Games per lo sforzo enorme che sta facendo in questi giorni, per averci dato l'opportunità di parlare di cose bellissime. E ringrazio ovviamente Alessandra, la regia, e anche i registi che si sono succeduti nei giorni scorsi nella
appunto per darci la possibilità di andare in streaming. Grazie a coloro che hanno avuto la bontà di seguirci, spero sicuramente la conversazione è stata interessante e grazie soprattutto alle risposte di Frank e spero anche per qualche domanda intelligente fatta da me. Grazie a tutti, alla prossima, ci vediamo a Lucca Comics and Games 2021. Grazie. Thank you so much. Ciao, ciao. Wow, that was nice. Thank you, Alexandro and Chiara and Federico. Thank you.